Un saluto a tutti gli amici della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, questo appuntamento periodico con la rassegna dedicata all'omonima rivista Legal del settore legale che potete trovare in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Questa puntata in particolar modo andremo ad sfogliare insieme la rivista Legal del mese di novembre e come di consueto lo faremo insieme all'aiuto di Gabriele Venture, vice direttore dell'omonima rivista, che è qui al mio fianco in studio e saluto. Ciao Ciao Gabriele. Simona e un saluto ai nostri telespettatori. Bene, Gabriele, allora iniziamo subito a guardare insieme la copertina del numero Legal di novembre, una copertina in cui ovviamente dedicata, un'intera copertina dedicata a Francesco Amendolito, il quale ci parla delle relazioni industriali. Leggiamo insieme il titolo: Le nuove relazioni industriali. L'innovazione tecnologica impone una nuova contrattazione con al centro il lavoratore qualificato. L'afferma Francesco Amendolito che fa il punto sul mercato del lavoro. In calce, sempre naturalmente in calce alla copertina, in pancia in particolar modo, troviamo il richiamo di alcuni dei più interessanti articoli che poi potete leggere sfogliando la rivista, un articolo dedicato al CEO Summit che si è tenuto durante una delle cerimonie delle Fonti Awards in cui si è parlato appunto di innovazione e nell'ambito della comunicazione. Poi si parla di un'indagine sui neolaureati nell'ambito sempre del mercato dedicato al mercato legale e qui parleremo anche di questo con Gabriele. E infine la classifica che in questo mese è dedicata al real estate, o meglio agli studi legali che hanno operato meglio e quelli che invece hanno perso le reni durante il 2019 proprio nell'ambito nel mercato del real estate. Anche di questo faremo un approfondimento proprio con Gabriele. Iniziamo, come di consueto, sfogliando la rivista, partendo dal sommario, nel quale troviamo appunto le varie sezioni di cui si compone la rivista: protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro, innovazione e marketing e infine professione, avvocato. Procediamo oltre, iniziamo ad guardare gli articoli più salienti in questa puntata, soprattutto ci soffermeremo sulla sezione protagonisti, all'interno della quale troviamo appunto l'intervista di richiamo della copertina dedicata a Francesco Amendolito. Leggiamo insieme il titolo: Un nuovo modello di relazioni industriali. L'industria 4.0 impone una nuova contrattazione con al centro il lavoratore qualificato, multitasking, flessibile e una maggiore sinergia delle parti sociali. Lo afferma Francesco Amendolito che vede nella chiarezza normativa la soluzione alla crisi del mercato. Dunque, Gabriele, cosa emerge dall'intervista che è stata realizzata dalla redazione a Francesco Amendolito? Eh sì, appunto, come anticipato, abbiamo intervistato Francesco Amendolito, avvocato giuslavorista dello studio Amendolito Associati, che ha fatto il punto con noi su questo anno, diciamo, molto intenso, no? Che ha riguardato il mercato del lavoro tra il decreto dignità, che è stato approvato poco più di un anno fa, alla questione dei rider. E in generale abbiamo parlato di come l'innovazione digitale e la gig economy stanno riscrivendo proprio le regole del mercato del lavoro. Abbiamo parlato del decreto legge di tutela dei rider e appunto secondo Amendolito, per farla breve, poi appunto si può trovare l'articolo in formato completo sulla rivista, secondo Amendolito il processo di globalizzazione e anche il processo di digitalizzazione del mondo del lavoro sta determinando un cambiamento che riguarda in particolare le relazioni industriali e sindacali, e da qui proprio anche il titolo di copertina che abbiamo dedicato alle nuove relazioni industriali e che dovranno avere un ruolo sempre più centrale, diciamo, in un'ottica di collaborazione strategica con l'impresa. Ti ringrazio Gabriele, andiamo avanti dunque sfogliando la rivista, procediamo oltre. Nella sezione invece attualità troviamo come di consueto ogni mese, il ranking realizzato da parte della redazione Legal in collaborazione con il Centro Studi del mercato legale, che va a monitorare il mercato legale. In particolar modo in questo mese si parla di real estate, o meglio degli studi legali, come hanno operato proprio in questo mercato, nel mercato del real estate. Andiamo a leggere insieme il titolo.
Real Estate del 2019, un anno record. La fotografia del mercato immobiliare che ha fatto registrare un giro d'affari da 11 miliardi di euro negli ultimi 12 mesi. Quindi anche qui Gabriele, chiedo un attimo un tuo intervento per un approfondimento. Cosa è emerso da questo ranking relativo a Real Estate? Sì, appunto, come si evince dal titolo, è stato un anno decisamente positivo per il settore del Real Estate. E giusto per dare qualche numero rispetto appunto a quello che già hai detto tu, a fine 2019 verrà appunto raggiunto il picco degli 11 miliardi di euro di giro d'affari, e 4 miliardi sono stati diciamo registrati solo nell'ultimo trimestre. Per dare anche un'idea degli investitori, no, che sono dietro questo flusso di capitali, sono tendenzialmente per la maggior parte internazionali, e precisamente per il 77%. Per il restante 23% sono invece investitori domestici, e quelli internazionali arrivano principalmente da paesi come Stati Uniti, Francia, UK, Germania e l'area Asia-Pacifico. E in questo contesto, e chiaramente appunto nell'ambito del real estate, come tutti sappiamo, il mercato milanese la fa un po' da, diciamo, da padrone nell'ambito del real estate italiano, e rappresenta appunto ha rendimenti che sono pari, per dare un'idea, a quelli di Londra e di Madrid, e addirittura superiori a città come Francoforte e Parigi. Poi appunto c'è la parte della classifica che lascio a te. Grazie Gabriele, quindi molto interessante. Quindi il real estate, diciamo, è un anno, come abbiamo già detto dal titolo, un anno da record, quindi c'è stata una vera e propria ripresa in quest'ultimo periodo in questo settore. Con l'aiuto dei grafici andiamo a vedere invece quali sono gli studi legali che hanno acquistato terreno e quali invece hanno perso terreno in questo settore. Bene, tra gli studi che hanno acquisito maggior terreno troviamo in prima posizione Legans, che copre un 18% del mercato e sale rispetto all'anno precedente, in quanto copriva solo un 10,5%. A seguire poi abbiamo Chiomenti, che copre un 11,4% del mercato, anche qui una netta salita rispetto all'anno precedente, nel quale si posizionava in basso alla classifica con un 2,7%. A seguire abbiamo Gatti Pavesi Bianchi con un 8,5% del mercato, anche qui Gatti in salita rispetto all'anno precedente, in quanto copriva un 3%, e infine abbiamo scelto di inserire nella classifica dei migliori Molinari e Associati, che copre il 6,8%, anche in questo caso in netta salita, esattamente come per Gatti Pavesi. E l'anno precedente per Molinari, lo studio Molinari copriva solo il 3% del mercato. Andiamo a vedere invece gli studi legali che perdono terreno, quindi in caduta. Abbiamo tra i principali Dentons, Gianni Origoni, NCTM e LATAM. Abbiamo deciso di mettere questi grandi studi che comunque si occupano di real estate, in quanto non hanno fornito interessanti indicazioni, quantomeno dei deal di particolare rilievo, proprio nel periodo di tempo considerato, che lo ricordiamo sono gli ultimi 12 mesi. Teniamo sempre in considerazione il numero delle persone che sono state dichiarate da parte degli studi legali, il controvalore di ognuna, il tipo, la tipologia, il cliente e ovviamente anche il team legale coinvolto e le tecniche legali utilizzate. Sulla base di questi valori vengono ogni mese realizzate le nostre classifiche. Procediamo oltre con la rivista, andiamo a vedere nella sezione finale, la rivista del numero di novembre si chiude con la sezione professione avvocato, andiamo a leggere insieme il titolo: Neolaureati, strada in salita per lo stage in studio. Voto di laurea superiore a 105, conoscenza delle lingue straniere ed esperienze extracurriculari. Questi i requisiti più richiesti delle insegne che, nonostante gli investimenti in formazione, danno ai candidati poche chance per proseguire la carriera in studio. Anche qui c'è un'interessante indagine realizzata proprio da parte della nostra redazione. Chiedo appunto a Gabriele un suo approfondimento. Ecco, esattamente, abbiamo chiesto ai grandi studi legali quali sono le modalità appunto di reclutamento e di crescita anche dei giovani neolaureati che arrivano nei grandi studi proprio per avviare un praticantato.
E abbiamo notato come il turnover ormai nei grossi studi come Bonelli Rede, come anche DLA, che ci hanno dato i dati del turnover degli ultimi 3 anni dei neolaureati, sia molto molto forte sul modello ormai delle Big Four, no? Delle Big Four della consulenza, che ogni anno immettono un numero altissimo di neolaureati all'interno delle proprie strutture. E poi però bisogna vedere quanti riescono ad andare avanti e ad arrivare, soprattutto nel caso degli studi legali, alla partnership. E per dare qualche dato, negli ultimi 3 anni da Bonelli Rede sono passati circa 190 neolaureati e di questi ne sono stati confermati solo 46 dopo i 18 mesi di pratica, quindi solo circa il 20-24%. In DLA invece ne sono passati circa 100 di neolaureati e ne sono rimasti circa la metà, quindi una cinquantina. E addirittura se si va a vedere quanti partner hanno iniziato la loro carriera proprio all'interno dello stesso studio, sono veramente pochi, intorno al 4-5%. Quindi il modello dell'avvocato che entra in studio e resta fino alla partnership e va avanti e fa tutta la carriera in studio, ormai non c'è più, questo è, diciamo, il dato più interessante che emerge dall'indagine, ma ne emergono anche tanti altri che potete trovare nell'articolo. Grazie Gabriele, quindi un forte turnover all'interno dei grandi studi e poche mosche bianche riescono a fare carriera dall'inizio, partendo proprio dalle Esattamente. stesse. Grazie Gabriele. Io ti ringrazio ancora una volta e Grazie a te, naturalmente Simone. diamo insieme il saluto ai nostri amici e li attendiamo eventualmente per la prossima puntata della rassegna Legal per il numero di dicembre. Restate qui con noi. Stra veloce, però va bene.